Salve a tutti e benvenuti in questo terzo episodio del mio Let's Play di Ori and the Blind Forest, la Definitive Edition. Vi ricordo che siamo su PC, sto giocando in 4K a 60 fps e noi, nello scorso episodio, avevamo appena trovato l'albero dello spirito, che ci aveva anche mostrato cosa era successo in quella fatidica notte, in cui lei, che abbiamo scoperto essere una civetta o un gufo, ha attaccato l'albero, ha rapito Sein e l'ha portata via, riducendo così l'albero in fin di vita e la foresta con esso. Abbiamo anche scoperto la nostra missione. Dobbiamo riportare in vita i tre elementi della foresta. E per farlo dobbiamo dirigerci all'albero Ginso, che è da questa parte. Oh, dobbiamo fare tutto questo viaggio. Zoomiamo un po' indietro, arrivando fino alla palude spinosa. Sarà un lungo viaggio, ma non demordete. Fai attenzione, Ori, il terreno è instabile. Chissà perché ci ha dato questo indizio? Sarà forse che potremmo sfruttare la rana per farlo cadere? Noi intanto qui potremmo salire. Però qui ci ritroveremo bloccati. Quindi dobbiamo andare per forza giù. La rana è lì sotto. Per ora la lasciamo lì. Noi continuiamo a prendere punti esperienza. Allora, qui ci sarebbe un salvataggio da fare, che faremo dopo aver attivato la leva. Ok, come vi dico sempre, quando avete dei cristalli, salvate e poi prendete cristalli perché è un punto di salvataggio gratis, essenzialmente. Qui non possiamo ancora rompere la roccia. Quindi scendiamo. Hai trovato un contenitore di luce dello spirito grande. La luce dello spirito è stata aggiunta alla tua ruota della luce dello spirito. Trova altri contenitori di luce dello spirito per guadagnare velocemente punti abilità. Detto fatto, abbiamo guadagnato un punto abilità. A noi però ce ne servono due per potenziarci ora. Ok, allora, di qua non potevamo andare, quindi dobbiamo per forza salire. Possiamo riutilizzare il punto di salvataggio per salvare di nuovo la partita. Quella pianta la lascio lì un attimo. La rana è scomparsa, ok. Aro, lo spirito che morì qui era forte e coraggioso. Ascolta la sua voce, è riuscito a dare importanza alla nostra luce. Vai, assorbiamo la luce. Quindi apprenderemo un'altra abilità. Ha imparato la fiamma caricata. Per usare questa abilità, tieni premuto X per caricare e rilascia X per creare un'esplosione e danneggiare tutto ciò che hai intorno. Guardate, funziona così. Non dobbiamo assegnare nulla, tenere premuto e sparare. Però consuma una cellula energetica, quindi non spammatela, perché altrimenti vi ritroverete senza energia e non potrete nemmeno salvare la partita, eh. Allora, sotto di qui è abbastanza inutile andarci perché sbucheremmo dove eravamo in precedenza. Quindi non ci andiamo. Mentre qui l'esperienza me la prendo. Vado a salvare di nuovo. Vabbè, l'energia possiamo anche lasciarla lì, dato che non ci serve. Queste, se non sbaglio, danno anche un po' di esperienza, quindi prendetele se le passate vicino, anche se avete la vita piena, perché comunque appunto vi dà un po' di esperienza. E qui possiamo salire. Hop. Quel nemico lo si può eliminare facilmente da qua, per prendere poi tutta la sua esperienza. No. Ok, pensavo di cadere. Di là non possiamo ancora arrivarci però per raggiungere quel punto esperienza.
Nemmeno là sopra possiamo andare. Hop, e via così. In scioltezza. Volendo si potrebbe anche uccidere quel nemico in un solo colpo con la fiamma caricata. Però se non sbaglio così dà più esperienza. Uccidendo tutti i suoi figli anche. Eccoci arrivati alla tana del ragno. Mi dispiace per gli spettatori aracnofobici, ma questa parte forse vi conviene saltarla. Anche se non è particolarmente spaventoso, come vedete. Qui abbiamo un altro cancello energetico, ci servirebbero 4 cellule energetiche per aprirlo, ma noi non l'abbiamo. Quindi si continua. Esatto, possiamo salire su questo orrendo blocco di pietra pieno di ragnatele. Ed è quello che dobbiamo fare per proseguire, tra l'altro. Poi bisogna distruggere quella roccia per farlo cadere di sotto. Là c'è una sorta di lanterna che dovremmo accendere, ma con una delle abilità che prenderemo più avanti, quindi per ora non possiamo farci nulla. Mentre quello che possiamo fare qui è distruggere questa pietra. Non ricordo per fare cosa esattamente. Ok, si può scendere qua. Ah, c'è una cellula energetica che mi è valsa un po' di HP, ma ne è valso la pena prenderla. Oppa! E siamo anche riusciti a non prendere danno tornando indietro. Ora si può di nuovo riscendere da qua. Attenti a quel ragno che spara. Spara però ci dà anche dei succosi punti esperienza. Ed ora si può scendere. Qui saremmo morti se fossimo scesi prima. Perché non avremmo avuto l'appoggio. E quelle spine ci avrebbero ucciso. Qui c'è un segreto. E possiamo trovare la cellula energetica. E direi a questo punto di salvare proprio qui sopra. Ah no, non possiamo salvare su una zona non sicura. Ok. Volevo salvare sul coso pieno di ragnatele. Però vabbè, salveremo qui. Attenti al ragno che spara. Ecco fatto, non voglio perdere i miei punti esperienza. E qui si devono fare dei salti molto precisi. No! 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 Mi ero mosso così bene. Niente, rifacciamo questo punto un po' più velocemente. Hop. Facciamolo sparare. Ecco, avrei dovuto distruggere quella pianta prima di saltar di sopra. Qui si può salvare di nuovo, dato che abbiamo un altro cristallo. Vedete che questi ragni non sono così pericolosi in realtà. Mentre quello sì, è un po' più pericoloso. Se ci fosse caduto in testa, ci avrebbe ucciso probabilmente, sul colpo proprio. Qui bisogna liberare il passaggio. Il level up che ha distrutto tutto. Ora con 2 punti abilità potremmo, dato che qui c'era il nostro punto di salvataggio, potenziarci. Ed è una cosa che farò subito. Prendendoci questo, che sarà utile per sopravvivere nella modalità difficile. Creare un collegamento nell'anima rigenera una cellula vitale. Quindi ora ogni volta che salveremo ci cureremo anche di un po' di HP. Cosa fondamentale se si vuole continuare ad avanzare abbastanza velocemente in questa modalità. Ecco, quelle ranocchie invece sono un po' più difficili da uccidere.
però danno anche più esperienza. Qui abbiamo un'altra mappa di pietra. E forse se riesco a distruggere tutte e due, esatto, con un colpo di fiamma caricata. Quel pezzo di roccia che ho distrutto mi ha dato dei punti esperienza. Però qui ora non possiamo proseguire. Quindi continueremo da questa parte. Ecco, ho saltato per evitare il colpo, ma mi ha colpito lo stesso. Vediamo se riusciamo a saltare di là. Esatto. E a prendere il frammento di pietra. Ora da qui si può solo scendere, perché di qua non possiamo andare. Aia. Oh no. No. Cacchio. Era respawnato il nemico di sotto. Vabbè, sono anche stupido io però qua. A prendere danno. Oh, questa è una zona segreta che però ci servirà più avanti. Qui bisogna rifare questa cosa. Aia, mi ha colpito comunque. Vabbè, a questo punto saliamo qua. Riprendiamoci questa energia. Prendiamoci un altro punto esperienza. E di qua non ci conviene andare. Lo capiamo sia dal fatto che c'è del fuoco, una zona un po' ostica, sia da tutta quella vita che ha quel nemico. È una zona più avanzata. E vi posso magari spoilerare che questa è proprio la zona dell'endgame in realtà, quindi non ci conviene andare lì. Mentre ci conviene prendere il frammento di pietra. E questa volta magari provare a cadere senza morire. Pioggia di punti esperienza. E già che ci sono, salvo. Tanto qui ho un altro cristallo. Così facendo mi sono anche curato. Altri punti esperienza. Guardate quel colpo che mi sarebbe arrivato in testa. Preciso, tra l'altro. E qui possiamo andare di nuovo per mettere il frammento di pietra. Che ho sbloccato la parte di mappa dell'endgame, quindi è una cosa che per ora non ci serve. Però teniamola lì, comunque. Io qui rifaccio questa cosa per prendere altri punti esperienza. Perfetto. Allora, non mi ricordo se la si può arrivare adesso con questo fungo. Sì, si può arrivare. E allora mi prendo anche questi punti esperienza. Che non si sa mai. Di là per il Monte Oru, che è l'ultima zona che dovremmo affrontare. E di qua invece per la palude spinosa. Quindi continuiamo a destra. Oh, di nuovo quella creatura in primo piano. E di nuovo questo nemico che è una miniera di punti esperienza. Quindi ogni volta che lo trovate uccidetelo, perché vi dà davvero un sacco di punti esperienza. E di nuovo questi affari molto pericolosi. Ecco, qui bisogna spostare la roccia fino in fondo per liberarci il passaggio. E qui c'è anche un checkpoint. Di qua non c'è nulla. Ed ora dobbiamo portarla indietro la roccia. Per consentirci di salire. Ecco, attenti qua. Non fatevi colpire assolutamente da quei cosi, che se non sbaglio one shottano. Quindi attenti. Tra l'altro sono anche minacciosi, perché fanno quell'effetto.
mentre Ori portava luce e speranza nella foresta. Cosa succede? Altri si arresero e si abbandonarono all'oscurità e alla paura. Ecco la creatura che ci seguiva. Un Gumon delle rovine abbandonate. Dobbiamo seguirlo e recuperare quello che ha rubato. Nuovo obiettivo: recupera la vena d'acqua. Senza la vena d'acqua, l'albero Ginso non è accessibile. E quindi dobbiamo recuperarla per forza. Ma anche questo episodio finisce qui. Nel prossimo episodio daremo la caccia a Gumon e recupereremo la vena d'acqua, o almeno si spera. Quindi lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, commentate, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.